Eccoci Buonasera. qua. Prego, Buonasera Roberta. Patrizio. Ciao a Vai, vai. tutti, buonasera. Grazie a tutti. Buonasera, benvenuti al nuovo webinar ISMULT, all'ISMULT for Residence, questo nuovo progetto di webinar dedicati ai medici in formazione specialistica. E, ci tenevo a dirvi che insomma, questo progetto sta trovando il favore sempre più di sempre di un maggior numero di università. Si stanno aggiungendo diverse università come la scuola di fisiatria della Sapienza insomma, della sede del Sant'Andrea, diverse scuole di fisioterapia oltre a quella di Salerno, la sede del San Camillo della Sapienza, l'università, la facoltà di medicina dello sport dell'Università di Bologna. Quindi pian piano stiamo crescendo e di questo siamo molto 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 contenti. E vi invitiamo ovviamente tutti a seguire in maniera attiva le presentazioni, potete tranquillamente scrivere i vostri commenti e soprattutto fare delle domande alla nostra collega dottoressa Giovanna Fidone, che è la dottoressa che ci allieterà questo pomeriggio con la sua presentazione. Quindi fate delle domande, noi saremo contenti di rispondere e risolvere ogni vostro dubbio. Va bene, lasciamo salutare, se qualcuno vuole salutare, Roberta, professor Oliva, e poi introduciamo la dottoressa Fidone. Sì, mi fa piacere salutare di nuovo tutti quanti voi, mi fa piacere vedere che stiamo crescendo sempre di più a partire da tutto quello che abbiamo iniziato a mettere su ormai a maggio del 2020 in piena pandemia e niente, insomma è sempre bello vedere che le cose che hanno un'origine man mano si evolvono e iniziano a coinvolgere sempre più persone in modo così bello. Quindi niente, volevo solo fare un saluto generale a tutti, ringraziare come sempre il professor Oliva, il professoressa Giavia e la dottoressa Giovanna Fidone e niente, lascio la parola al professor Oliva se riesce con la connessione. Forse no. No, ok, allora ci saluterà più tardi. Allora lascio a te Alessio per presentare Giovanna. Bene, certo. Allora, abbiamo il piacere questo pomeriggio di ospitare la dottoressa Giovanna Fidone, dottoressa in formazione medico in formazione specialistica in ortopedia e traumatologia all'Università Tor Vergata di Roma, che ci parlerà di un tema, di un argomento molto particolare, molto interessante, tant'è che quando lei l'ha proposto ho detto, ammazza, complimenti. Insomma, ci parlerà delle tendinopatie e della patologia del tendine tibiale posteriore. Grazie Giovanna, a te, Grazie a prego. te Alessio. Allora, intanto quando parliamo della patologia, diciamo della disfunzione del tibiale posteriore, intendiamo una condizione muscoloscheletrica disabilitante, che è una causa molto più comune di quanto non si pensi del piede dell'adulto. È una problematica cronica e progressiva che ha un esordio insidioso e proprio questo suo esordio insidioso, fa sì che spesso la diagnosi sia misconosciuta. Infatti, tra l'altro, qui ho riportato delle prevalenze che ho ricercato in letteratura, diciamo in cui i dati sono abbastanza vari, però su una cosa si è d'accordo che comunque la prevalenza è sottostimata in ogni caso. E la disfunzione del tibiale posteriore, tra l'altro, è nota, insomma, per essere la causa più comune di piede piatto acquisito dell'adulto e, come vedremo dopo, è sia causa che conseguenza del piede piatto nell'adulto. Allora, praticamente, diciamo, per quanto riguarda dei cenni di anatomia, vabbè, sappiamo tutti che il muscolo tibiale posteriore è un tendine del compartimento posteriore profondo della gamba e partendo dalla giunzione mio tendinea che si trova nel terzo, diciamo, distale della gamba, nella porzione posteromediale, il tendine nella regione retromalleolare va a flettere anteriormente di circa 80 gradi per poi portarsi in direzione dello scafoide tarsale dove trova la sua inserzione. Viene da sé che quindi, essendo in una posizione diciamo posteriore rispetto all'asse della caviglia, ne media la flessione plantare.
E essendo mediale rispetto all'articolazione sottostragalica, ne media l'inversione, che tra l'altro è il suo ruolo, diciamo, predominante, nel senso che è il principale inversore della sottostragalica. Ma oltre a questo, un ruolo molto importante di questo tendine è quello del sostegno dell'arco longitudinale mediale. Questo sostegno viene effettuato perché, praticamente, andando a guardare un po' meglio la sua inserzione, vediamo come, questa, diciamo, è un'immagine che ho preso da uno studio che è su cadavere, è una visione plantare del piede, dove uno, diciamo, il numero uno, che non so se vedete il cursore, indica lo scafoide tarsale. E questa è proprio la regione dove si va a inserire il tibiale posteriore. Ma oltre a questa, diciamo, inserzione principale, ha poi una serie di espansioni plantari che vanno a rinforzare la capsula articolare inferiore fino al cuneiforme mediale, è un secondo slip tendineo che va a inserirsi sui cuneiformi e sulle basi dei tre metatarsi intermedi, secondo, terzo e quarto. E quindi, diciamo, il ruolo che svolge questo tendine è un ruolo di stabilizzazione dinamica. Io qua ho inserito questa immagine dove vedete, insomma, la freccia rossa fondamentalmente riassume quella che è l'azione del tendine tibiale posteriore sullo scafoide, ossia va a regolare, diciamo, la posizione dello scafoide rispetto all'astragalo. Questo in termini pratici poi che cosa vuol dire? Che nel momento in cui noi durante il passo c'è la fase propulsiva in avanti, quindi mediata poi dal tricipite, fondamentalmente l'articolazione tarsale trasversa rimane proprio bloccata dal tendine quando è funzionale. Pertanto la forza propulsiva si dovrebbe scaricare, come è giusto che sia, a livello delle teste metatarsali. Quando abbiamo una disfunzione di questo tendine, questa funzione viene meno e le forze creano uno stress sul mesopiede, determinando poi in maniera progressiva, come abbiamo detto prima, un collasso dell'arco longitudinale mediale. Tra l'altro il tendine ha comunque un'escursione molto breve, cosicché un allungamento anche di solo un centimetro lo rende inefficace in questa sua funzione di stabilizzazione dell'arco longitudinale plantare. Quando parliamo della patologia del tibiale posteriore, fondamentalmente, essendo, diciamo, una tendinopatia, l'eziologia riguarda un pochettino quei grandi, diciamo, gruppi che noi, quindi una patologia multifattoriale che ritroviamo un po' in quei grandi gruppi di fattori meccanici, fattori vascolari e fattori neurologici. Quando parliamo dei fattori meccanici, ad esempio quindi il sovraccarico, i ripetuti microtraumi, ma anche il cambiamento del collagene portato dalla degenerazione correlata all'età, abbiamo dei fattori meccanici proprio specifici che possono predisporre alla tendinopatia del tibiale posteriore. In particolare un atteggiamento in eccessiva pronazione che determina un sovraccarico eccentrico, così come una deformità preesistente, quindi un piede piatto valgo che sia preesistente all'insorgenza della tendinopatia, e quindi per quello prima dicevo che in realtà il piede piatto valgo è sia causa che conseguenza della tendinopatia del tibiale posteriore. Inoltre anche un groove malleolare sfuggente, quindi quando sentiamo parlare ad esempio di una caviglia a scatto mediale, il tendine del tibiale posteriore essendo sublussante va incontro a una serie di traumatismi. Inoltre una condizione, diciamo, che è sempre un po' un campanello d'allarme per il rischio di uno sviluppo di una tendinopatia del tibiale posteriore, è la presenza di uno scafoide accessorio. Qui infatti vi ho riportato un caso clinico, insomma la freccia indica lo scafoide accessorio, e questo, diciamo, sito di inserzione del tendine anomalo tra virgolette è proprio un fattore meccanico predisponente allo sviluppo di una tendinopatia. Tra l'altro proprio questo caso clinico che abbiamo visto proprio qualche giorno fa era appunto una ragazza, in questo caso di 15 anni, con un dolore mediale suggestivo per una tendinopatia del tibiale posteriore, come poi vedremo meglio dopo, con un piattismo del piede.
Quindi, tornando all'eziologia, poi abbiamo anche dei fattori vascolari, chiaramente, come quindi tipo vascolarizzazione del tendine. Infatti, anche questa è un'immagine da cadavere. Noi abbiamo due, diciamo, entry point fondamentalmente per quanto riguarda la vascolarizzazione di questo tendine. Uno a circa 4,5 cm prossimale rispetto al malleolo mediale, e l'altro, vabbè, li vedete indicati dalle frecce, che 2 cm distale rispetto al malleolo. Va da sé che quindi proprio nella porzione retromalleolare ci sia una condizione di ipovascolarizzazione, e anche questo è un fattore importante nello sviluppo della tendinopatia del tibiale posteriore. Inoltre vanno anche annoverate delle malattie sistemiche che possono portare a un problema micro o macrovascolare, e chiaramente anche l'uso di corticosteroidi topici che sappiamo essere controindicato. Inoltre ho inserito, diciamo, questo piccolo spot che poi è sempre relato ai fattori che abbiamo già visto, che sono fondamentalmente due categorie di pazienti in cui noi abbiamo un'incidenza di questa patologia correlata proprio, diciamo, con dei dati correlati in letteratura. Quindi le donne sopra i 40 anni, spesso sovrappeso, per dei fattori quindi legati all'età, insomma, quindi alla degenerazione del collagene, al sovrappeso, anche dei fattori ormonali, e coloro che praticano degli sport land-based, proprio perché diciamo ci sono delle problematiche di sovraccarico e di ripetuti microtraumatismi meccanici, ma anche dei fattori meccanici, diciamo, estrinseci, come possono essere ad esempio le calzature. Allora, per quanto riguarda la disfunzione del tibiale posteriore, io qui ho riportato la classificazione di Myerson, rivista poi dallo stesso Myerson con Blumann nel 2007, che fondamentalmente divide questa patologia in quattro stadi. Noi abbiamo un primo stadio dove fondamentalmente la patologia si colloca proprio nello spettro della tendinopatia nel suo stadio più puro, quindi diciamo una patologia solo ad appannaggio del tendine. Negli stadi successivi invece, diciamo, si divide in uno stadio 2, 3, 4, però in questi stadi noi abbiamo già un'insufficienza, addirittura una rottura del tendine, che proprio per la perdita della funzione che abbiamo detto prima, del sostegno dell'arco longitudinale mediale, porta a un collasso di questo e una serie di deformità progressive, di cui qua diciamo ho riportato questo schema di Parsons, che è un po' più semplificato, di cui nello stadio 2 praticamente noi abbiamo delle deformità che sono flessibili, o meglio, quando noi abbiamo un collasso dell'arco longitudinale mediale, in questo caso legato all'insufficienza del tendine tibiale posteriore, la deformità cardine, comunque in generale del piede piatto, è il retropiede valgo. Quindi in questo caso lo stadio 2 è uno stadio in cui noi abbiamo un retropiede retropiede valgo flessibile. Ovviamente poi può essere associato e antiassociato ad altre deformità, che poi vedremo qualcosa meglio dopo. E invece lo stadio 3 è uno stadio in cui la deformità, diciamo, quindi cardine del retropiede valgo, è una deformità fissa. Infine lo stadio 4 è uno stadio in cui fondamentalmente c'è una rottura, diciamo una condizione inveterata un po' della disfunzione del tibiale posteriore, che ha portato non più solo a un piede piatto valgo con una serie di deformità anche estese all'avampiede, eccetera, ma anche a livello della tibiotarsica, quindi una totale deformità anche della caviglia, eccetera. Allora, per quanto riguarda la valutazione clinica di questa patologia, sicuramente il primo motivo, insomma, per cui magari un paziente si rivolge a noi solitamente è magari perché ha dolore. Quindi com'è il dolore in questa patologia? Allora, quando noi siamo in uno stadio iniziale, che quindi ascriviamo a quello stadio di tendinopatia più pura, quindi allo stadio 1, in cui appunto la patologia verte solo sulla patologia tendinea, il dolore sarà un dolore mediale lungo il decorso del tendine.
E poi magari viene anche riferito dal paziente che questo dolore è esagerato, comunque esacerbato nelle attività comunque che comportano il carico su questo tendine. Mentre invece quando si va in uno stadio più avanzato, quindi dove poi comincia a prevalere la quota, diciamo, delle deformità, quello che riferisce più il paziente è il dolore, piuttosto che il dolore mediale, è un dolore più laterale legato in parte perché abbiamo il retropiede valgo, quindi a un impingement fibulo calcaneare, e poi un dolore che può essere anche riferito alle deformità associate. Quindi nelle fasi iniziali ci può essere anche dell'edema lungo il decorso del tendine e come abbiamo detto, essendo il tendine del tibiale posteriore il principale inversore della sottoastragalica, per testare la sua forza, questa chiaramente va testata, insomma, la forza di inversione in flessione plantare. E poi un test clinico diciamo utilizzato nella valutazione clinica, ma che comunque rimane un test non specifico, è il single il race test. Questo test non è specifico perché va a valutare la forza della flessione plantare. Quindi chiaramente diciamo è indicativo solo nel momento in cui noi abbiamo una clinica suggestiva per un sospetto di tendinopatia del tibiale posteriore. Inoltre anche bene diciamo far ripetere il sollevamento del retropiede del calcagno, insomma, da terra in maniera ripetitiva proprio per accentuare una eventuale possibile debolezza all'esecuzione del test. Un altro segno clinico è il first metatarsal sign, in cui invece questo viene un test che viene fatto sotto carico, quindi o si extraruota la gamba o si porta, diciamo, il calcagno in varo, e questo comporta una risalita della testa del primo metatarso quando c'è una disfunzione del tendine. Poi per completare la nostra valutazione clinica, chiaramente va fatta una valutazione delle deformità, ovviamente quando, ripetendo di nuovo, scusate se mi ripeto, però quando noi siamo in uno stadio 1 noi non abbiamo delle deformità, quindi quando solo abbiamo una tendinopatia, le deformità insorgono nel momento in cui il tendine è insufficiente, quindi in quel caso vanno poi valutate le deformità. Stessa cosa per quanto riguarda la retrazione del tendine d'Achille, non è una valutazione diciamo specifica ovviamente per la diagnosi, ma è una conseguenza della deformità, in questo caso del valgo del retropiede, che è poi, diciamo, più che altro importante ai fini eventualmente poi del trattamento che vedremo dopo. E questi altri segni clinici che ho messo qui sono dei segni che però sono specifici di piede piatto valgo. Quindi, diciamo, si associano alla patologia del tibiale posteriore quando c'è un'insufficienza che ha portato a delle deformità evidenti, come il two meniscus sign e il bilateral hill race test, che invece ci permette di vedere il compenso e diciamo, se la deformità del retropiede è mobile oppure fissa. Per quanto riguarda l'imaging, allora noi l'imaging sicuramente le indagini, insomma, che facciamo come primo livello sono un RX sotto carico dei piedi e un'ecografia. L'ecografia è un esame, diciamo, ottimo in questa patologia perché sicuramente ci permette di vedere in maniera anche molto sensibile, di studiare comunque delle lesioni del tendine. È un esame sicuramente dinamico, quindi posso studiare bene tutto il decorso del tendine, ma proprio la sua caratteristica di essere un esame dinamico mi permette anche, ad esempio, di fare diagnosi differenziale in quelle condizioni in cui, per esempio, ho una sublussazione del tendine. Però, come sappiamo tutti, l'ecografia è un esame che ha un contro, che è il fatto di essere operatore dipendente. Un esame di imaging di secondo livello, invece, è la risonanza, che insomma, praticamente ci permette, in questo caso, di vedere delle lesioni del tendine o, in caso di rottura, diciamo, non riusciamo a seguire il decorso del tendine, ma anche in questo caso, come vedremo dopo, per alcune lesioni in realtà non è così sensibile poi nel caratterizzare, insomma, lo stadio di gravità, ecco, della lesione.
Andando un po' a quello che è il trattamento, come per tutte le patologie, quindi diciamo il trattamento può essere sia conservativo che chirurgico. Allora, quando parliamo di trattamento conservativo, il trattamento conservativo è indicato per quei pazienti senza deformità, quindi quei pazienti che abbiamo individuato, diciamo, nello stadio 1, quindi quei pazienti con la tendinopatia pura, quando abbiamo comunque delle deformità flessibili, quindi uno stadio 2 iniziale, quindi quando ad esempio le deformità poi dell'avampiede sono comunque non sono, diciamo così, importanti. Il tasso di successo del trattamento conservativo è abbastanza, diciamo, soddisfacente, arrivando fino a un tasso di successo fino all'80% per queste due indicazioni, però quello che va detto è che non ci sono degli studi di livello 1, quindi non c'è un gold standard di trattamento conservativo, e quindi questo chiaramente ha poi una ripercussione sulla nostra pratica clinica, perché nel momento in cui andiamo a trattare conservativamente un paziente, chiaramente non abbiamo appunto un gold standard da seguire, e quindi questo può anche, diciamo, avere delle ripercussioni tra virgolette negative. Scusate, quali sono i mezzi, diciamo, che noi abbiamo nel trattamento conservativo? Gli antinfiammatori, sì, diciamo, per il dolore, chiaramente non i cortisonici, la perdita di peso, perché comunque abbiamo detto il sovrappeso comporta una, o comunque l'obesità più che altro, comporta una predisposizione alla pronazione del piede, il riposo assolutamente sì, è indicata addirittura l'immobilizzazione fino a 8 settimane in fase acuta. Le ortesi, sì, chiaramente sempre nelle fasi iniziali, perché abbiamo delle deformità flessibili, che chiaramente siano delle ortesi customizzate sul paziente e che abbiano diciamo con uno scopo di supportare l'arco longitudinale mediale e controllare il valgismo del retropiede. Poi chiaramente un programma di fisioterapia di cui abbiamo, diciamo, diversi schemi che però tutto sommato rispondono sempre allo stesso quesito, nel senso uno stretching delle catene posteriori, degli esercizi di rinforzo specialmente eccentrici del tibiale posteriore una volta che sia stato risolto l'edema e il dolore, il rinforzo muscolare della caviglia, perché chiaramente la patologia a carico del tendine tibiale posteriore molto spesso è comunque associata a una debolezza generale della muscolatura, ecco, della gamba e quindi, diciamo, della caviglia. E diciamo, questo programma del Foot Core Progression, che mira a far, diciamo, fortificare un pochettino, rinforzare i muscoli intrinseci del piede per alleviare, diciamo, un sovraccarico eventuale alla muscolatura estrinseca. E le onde d'urto, diciamo, su questo ci sono pochi risultati in letteratura, che comunque tutto sommato sono dei buoni risultati. E, allora, in generale, quello che dobbiamo dire sul trattamento conservativo è che non c'è appunto una standardizzazione di trattamento. Quello che possiamo dire è che però effettivamente queste azioni, questi strumenti conservativi che noi abbiamo, si coadiuvano tra di loro. Quindi, diciamo, l'ortesi insieme alla chinesiterapia garantisce un risultato migliore che solo uno di questi strumenti. Quando parliamo di un fallimento del trattamento conservativo, allora, la durata del trattamento conservativo dobbiamo considerarla almeno per un 10-12 settimane, quindi prima dei 3 mesi sicuramente non possiamo parlare di un fallimento. Dopodiché bisogna valutare, diciamo, rivalutare il paziente. Se la clinica è invariata, o comunque il paziente non è soddisfatto, anche la qualità di vita comunque non è soddisfatto, a questo punto parliamo, diciamo, di un fallimento del trattamento conservativo, e quindi dobbiamo andare avanti nelle nostre opzioni terapeutiche. Un'opzione, diciamo, che è un po' una via di mezzo, è una chirurgia mininvasiva, che sarebbe la endoscopia. La endoscopia è una tecnica tutto sommato abbastanza recente, che, diciamo, con un endoscopio va a valutare, diciamo, si costa di una fase diagnostica in cui comunque si va a valutare il tendine del tibiale posteriore e
e a vedere, insomma, eventuali lesioni, quindi questa fase diagnostica, ma anche di una fase terapeutica in cui poi si possono mediare sia un'analisi delle aderenze, un debridement, eccetera, sia è possibile, una volta identificate delle aree di lesioni, fare anche delle piccole scarificazioni. Fare delle piccole scarificazioni, tentando poi, diciamo, con l'obiettivo che è, diciamo, di rivascolarizzare, insomma, queste zone. E in generale, chiaramente nel caso di scarificazione poi si ha un divieto di carico per almeno 2 settimane, ma hanno dei buoni risultati anche se la endoscopia ha comunque delle controindicazioni, cioè quando la patologia del tibiale posteriore si associa, come nel caso ad esempio che abbiamo visto prima, alla presenza di uno scafoide accessorio, oppure in caso di rottura cronica. In questi casi la endoscopia è controindicata, quindi si esclude. Nel momento in cui comunque, quindi, ne abbiamo fallito il trattamento conservativo, il trattamento mini-invasivo, che non so se l'ho detto prima, comunque ha comunque dei risultati, diciamo, promettenti in dei contesti selezionati. In caso di fallimento di trattamento conservativo e del trattamento mini-invasivo, oppure in caso di atleti con alte richieste funzionali o di stadi in cui le deformità non sono sicuramente più flessibili, quindi lo stadio 3 e lo stadio 4, e parliamo, insomma, del trattamento chirurgico open. Allora, qua ora presenterò un paio di casi che, diciamo, mi sono stati passati, insomma, dal professor Olive e dal professor Maffulli. Questo è un caso, diciamo, in quello un po' che abbiamo identificato come uno stadio 1, cioè un paziente, un uomo di 54 anni, che viene da noi per questo dolore mediale con una serie di, diciamo, anche limitazioni proprio legate a questo dolore, ma nonostante il trattamento conservativo, la sintomatologia non migliora, non sono presenti delle particolari, insomma, deformità, e quindi una volta, diciamo, che siamo in sala operatoria, ecco, questa è la condizione del tendine in cui, insomma, penso si vede abbastanza bene la lesione a livello tendineo. Quello che è stato fatto poi è un intervento, diciamo, abbastanza classico, insomma, di questo tipo di patologia, cioè un transfer del flessore lungo delle dita, che è questo tendine che vedete qui. Quindi è stato poi fatto questo transfer con dei buoni risultati. Un altro caso clinico, in questo caso, diciamo, il paziente di 48 anni, un maratoneta. Viene alla nostra attenzione più che altro perché è preoccupato da questa, diciamo, deformità insorta negli ultimi mesi. E insomma, vedete questo valgo del retropiede, e praticamente, diciamo, in questo caso il trattamento, essendoci questa deformità, consta di una osteotomia medializzante, quindi uno sliding medializzante del calcagno, che viene poi fissato con questa placca, che ha lo scopo di chiaramente correggere la deformità che vediamo qui, insomma, a livello del retropiede, e poi chiaramente diciamo, una parte sui tessuti molli. In questo caso, questo è sempre il tendine tibiale posteriore, viene fatto anche in questo caso un transfer del flessore lungo delle dita. Questo è il risultato radiografico, ecco, post-operatorio. E quindi in generale l'osteotomia medializzante di calcagno ha quindi come ruolo, chiaramente ha un ruolo importante nello stadio 2 perché corregge la deformità del retropiede, e poi ha un effetto sicuramente protettivo sul tendon transfer, e ridirezionando anche il tendine d'Achille, ridireziona un pochettino anche l'azione delle forze che agiscono sul piede. In generale, comunque, lo stadio 2, noi abbiamo visto, diciamo, uno stadio 2A, praticamente è uno stadio in cui noi abbiamo sicuramente una deformità del retropiede flessibile, però in sé ha un gruppo un po' eterogeneo di pazienti con delle diverse possibilità di trattamento, quindi è sempre bene poi studiare questi pazienti perché chiaramente il trattamento ottimale è variabile a seconda poi delle caratteristiche più salienti delle deformità, che non riguardano molto spesso solo il retropiede, ma sono delle deformità che riguardano anche l'avampiede. Invece, per quanto riguarda lo stadio 3, dove noi abbiamo delle deformità fisse, a questo punto, diciamo, l'aiuto che ci possiamo dare con le correzioni che abbiamo visto finora è
è più limitato chiaramente, e quindi la soluzione chirurgica, che comunque anche questa ha buoni outcome clinici, è quella della triplice artrodesi. E per finire, vabbè, lo stadio 4 invece è una rottura, in questo caso inveterata, del tendine di Bele posteriore, delle deformità fisse, però come abbiamo detto all'inizio riguarda anche l'articolazione tibio-tarsica, abbiamo un'insufficienza del legamento deltoideo, un'instabilità mediale della caviglia e una deformità, per cui in questo caso diciamo l'opzione chirurgica fondamentalmente è una fusione pantalare. Però ricordiamoci che può essere anche prodotto da una previa triplice artrodesi su uno stadio 3 quando magari non si è raggiunto un corretto alignment, e quindi diciamo in ogni caso c'è una la patologia diciamo comunque rimane trattata, ecco, non tratta, come se fosse non trattata. Quindi per concludere i take home messages, diciamo che la diagnosi è spesso misconosciuta e questo può essere comunque frustrante per il paziente. Negli stadi iniziali il trattamento conservativo ha un alto tasso di successo, sebbene comunque non esista un gold standard, quindi questo comunque può essere una tra virgolette problematica, e la diagnosi precoce, quindi va da sé, insomma, la scelta di trattamento sono poi cruciali per avere dei buoni outcome a lungo termine. E ho finito. Grazie. Bene. Grazie Giovanna. Grazie a voi. Molto bene. Ma grazie alla dottoressa Fidone. Sì, beh, perfettamente. Molto bene. Volevo ringraziare la dottoressa Fidone. Sì, sì. Io ora la sento, sì. Ah, vabbè. Volevo ringraziare la dottoressa Fidone per la bella e completa presentazione, perché ha affrontato un argomento molto complesso, sia per quanto riguarda la diagnosi e il trattamento, perché innanzitutto non è una, pur essendo una patologia abbastanza frequente, le disfunzioni, le patologie del tibiale posteriore spesso vengono misconosciute. E poi perché il trattamento è particolarmente complesso, uno perché come abbiamo visto non abbiamo dei veri e propri gold standard, due perché spesso non dobbiamo limitarci solo ad una correzione o a un trattamento delle strutture molli legamentose, ma spesso ci troviamo di fronte a dover affrontare dei trattamenti molto più complessi, a delle procedure molto più complesse anche sulla di correzione delle parti ossee. Quindi è stata molto chiara e grazie ancora. Professor Oliva? No, non è andata, Giovanna, aspetta, inizia domani. Esatto. Professor Oliva, cosa ne pensa, professor Oliva? E che ti devo dire? Allora, io ho una domanda per Giovanna. Giovanna, sì. Senti, secondo te, perché tutte le persone che hanno un piede piatto non operato, voglio dire, non sviluppano una tendinopatia del tibiale posteriore nell'età adulta? Non lo so. Che idea ti sei fatta? Essendo una patologia multifattoriale, comunque sì, c'è sicuramente un sovraccarico, ma ci sono anche altri fattori che entrano in gioco, quindi non è una cosa a senso unico. Appunto, il problema è che non dobbiamo vedere le cose solo da un punto di vista biomeccanico, perché comunque la patologia, il piede piatto degenerativo dell'adulto è una condizione rara per chi fa l'ortopedico e sta in ambulatorio. Per chi magari fa più patologia del piede è abbastanza, diciamo, capita spesso, ed è un problema importante. I pazienti, come hai detto tu, vanno classificati e selezionati, e ci sono un sacco di fattori da tenere in considerazione. Quindi diciamo che la Systematic Review del 2021 che tu hai citato, immagino dica queste cose, e ripeto, è una patologia molto insidiosa e spesso diciamo i pazienti devono essere trattati anche da diversi punti di vista, perché si associano per esempio anche situazioni vascolari, sofferenze dovute praticamente a dismetabolismi, ad obesità, ma poi come avete visto c'avete il maratoneta di 46 anni
che invece magari è prevalente l'overuse. Quindi diciamo che c'è un po' di tutto e dipende dalle richieste funzionali, anche perché la chirurgia che hai fatto vedere tu è una chirurgia che comunque è delicata, cioè quando si va a fare una traslazione calcaneare con quella placca, si può fare con quella placca, si può fare con delle viti, ci sono altri trucchetti per farle anche con le viti transcalcaneari messe postero anteriore per poter mantenere, diciamo, lo scalino, diciamo, nella valorizzazione del calcagno. Se non avete quella placca, che è una placca che comunque va ordinata, perché non è che ce l'abbiamo in dotazione normalmente negli ospedali, costa pure un sacco di soldi. E quindi è una patologia, diciamo, abbastanza complessa, eppure chirurgicamente nasconde un sacco di insidie. Anche per esempio il trust, come dire tu, non è che aprire praticamente una volta plantare del piede è proprio così immediato. Andare a fare il transfer, in quel caso prima c'era una tendinopatia, quindi il transfer è stato messo all'interno del tibiale posteriore e poi ritensionato sul navicolare. Diciamo che sono delle, paziente per paziente si sceglie anche un po' alla carte la parte chirurgica, anche quando andiamo poi dopo ad aprire a vedere un po' come sono le situazioni. Poi è chiaro che esiste anche un piede piatto acuto dell'adulto, per esempio da rottura del tibiale posteriore. Io vi ricordo un caso che ci capitò al CTO quando ero specializzando, ma 3 secoli fa, e ci capitò un piede piatto acuto in pronto soccorso. Praticamente questo era uno che stava falciando il prato, si è staccato un pezzetto della lama del tagliaerbe e gli è andato a finire sul tibiale posteriore, quindi veramente proprio netto taglio, netto risalita del tibiale, solo che ovviamente con un taglietto piccolo lui non si era accorto di avere, pensava di avere una frattura, ha fatto la radiografia, è passato un misconosciuto, poi aveva sviluppato nei giorni dopo, nelle settimane successive, il piede piatto, intanto il tibiale posteriore se ne era ritratto. E quindi, voglio dire, c'è un po' di tutto, no? Come al solito in ortopedia non c'è molta evidence-based medicine. Però è una patologia abbastanza interessante, divertente. Però almeno hai fatto bene a proporla, perché comunque non tutti la conoscono. Spesso pensano che sia semplicemente un piede piatto, che non è così, ma è la conseguenza dell'insufficienza del tibiale posteriore, e le tendinopatie del tibiale posteriore fanno male. I test che hai fatto vedere tu sono quelli, ma quello che praticamente è più importante, più di tutti, io lo dico soprattutto ai specializzanti, è la tensione contro resistenza e la palpazione del decorso del tibiale posteriore, che è, se vi è capitato, è il paziente salta dal dolore. Lo so, anche basta, non è che parla sempre io, parlate tu. Io. Anche perché molti degli altri test sono sensibili, sì, ma poco specifici. Per esempio, il RISE test. No, certo, era giusto per ricordarlo. No, gli ho mandato due o tre messaggi mentre parlava, poi dopo se li legge, però comunque... Perché le staranno facendo i complimenti per questo. Vabbè, ma cioè, voglio dire, lei, io, cioè, voglio dire, sta la mia vecchia università, voglio dire, quindi, cioè, io ho un sentimento, diciamo, diffuso per Tor Vergata. Io invece avrei una domanda per il professor Oliva. A me? Una domanda per il professor Oliva, certo. Rispondiamo tutti, insomma, vediamo. Nella diagnosi differenziale della tendinopatia del tibiale posteriore, perché non tutti i dolori postero-mediali della caviglia sono dolori da tendinopatia del tibiale posteriore. Non ti sento quindi, più. Anche in questo caso, mi senti? La diagnosi differenziale? Sì, qual è la diagnosi, con quale altre patologie la tendinopatia? Con quali altre patologie una sospetta tendinopatia del tibiale posteriore potrebbe andare in diagnosi differenziale, perché non tutti i dolori postero-mediali della caviglia possono essere
sono dovuti a disfunzioni del tibiale posteriore, patologie forse un po' più rare, però insomma, se viene in mente qualcuna, per esempio... Vabbè ragazzi, ma cioè, uno deve avere... Allora, la domanda è giusta, perché comunque le diagnosi differenziali vanno sempre tenute a, diciamo, a mente. Esiste per esempio una diagnosi differenziale e con le tendinopatie, per esempio, del flessore dell'alluce, no? Per esempio. Quindi noi abbiamo atleti, comunque la zona è quella, siamo vicini, e abbiamo avuto degli atleti dove devi distinguere la differenza tra il flessore dell'alluce, la tendinopatia, il flessore del lungo dell'alluce, il flessore delle dita e il tibiale posteriore. Un'altra patologia che può entrare per diagnosi differenziale più comune può essere la fascite plantare, che comunque è in quella zona. Spesso alcuni pazienti, anche se non è lungo, ovviamente la fascite plantare è un po' più plantare, è un po' più distale, però la fascia plantare sta là, quindi può entrare in diagnosi differenziale. Oltre tutta la patologia tumorale, ovviamente, quindi le radiografie vanno sempre fatte, se ci sono l'esame clinico a volte non basta. Quante volte certo. Abbiamo trovato, delle cisti ossee del calcagno, per esempio, oppure anche, non direi che non va in diagnosi differenziale con lo strigonum, per esempio, o con gli impingement posteriori o posteriori della caviglia. A me viene in mente, per esempio, l'aveva accennato la caviglia. Positivo. Io non voglio confondere, né gli fisioterapisti né gli specializzanti, però quando uno si approccia a un esame clinico, la prima cosa che devi, per quanto mi riguarda, sempre escludere è sempre una patologia tumorale, perché poi tutto il resto lo inquadriamo, anche perché se tu pensi di avere una tendinopatia, un osteosarcoma del piede, fai una brutta figura. Certo, tutto va in diagnosi differenziale sempre con tumori. Credo che questo sia un messaggio molto importante che deve questo passare. Non significa le magnetiche, petto, tac, tutti quelli. Sì, credo che questo sia un messaggio molto importante che deve passare a tutti. Che una radiografia e un esame di base, sì. Non è che dobbiamo pensare a una patologia muscolotendinea e quindi che l'ecografia, che la radiografia non serva, o pensare subito a ecografia o chissà quale cose. La radiografia rimane sempre un esame di primo livello, molto importante, e che ci può dare tante indicazioni e non prendere e non fare brutte figure e prendere delle decisioni che ma il motivo per cui la radiografia va sempre fatta è proprio questo. Il motivo per cui è sempre fatta è proprio questo. Quindi, per chi è uno specializzando, almeno io ai miei glielo dico sempre, pure il professore Maffulli, la prima cosa da fare, anche se tu c'hai l'atleta di 20 anni, tra le altre cose, chi si è studiato, cioè chi si specializza in ortopedia. Non dico che deve essere il professore Capanna, però quantomeno deve avere delle nozioni e capire di che cosa stiamo parlando. Quindi la radiografia, come dice Alessio, va fatta sempre. Ogni volta che voi vi approcciate a qualsiasi tipo di paziente, dovete sempre avere in mente che lì puoi avere un tumore. Poi tu lo escludo, tutto il resto poi lo andiamo a vedere. Perché anche nell'atleta, anche nel 15 nel 16enne, può succedere questo, e basta uno, non è che devi avere tanti casi. A me è capitato, per esempio. Quindi l'ecografia, oggi secondo me un ortopedico deve sapere usare l'ecografo, deve essere in grado di fare delle infiltrazioni ecoguidate,
basta che non infiltrate cortisone, infiltrate quello che volete voi, basta che non infiltrate cortisone. Questa è un'altra cosa che Gianna ha fatto vedere. Non sono molto concorde sull'endoscopia, l'endoscopia, la tendoscopia del tibiale posteriore, veramente i casi sono molto molto selezionati, l'hai detto. Si può fare una tenotomia longile, diciamo, del endoscopica, non c'è problema, però a volte, diciamo, in una situazione così delicata si può anche fare open, non è un dramma, cioè non succede niente di male. Io l'ho riportata per completezza. Ci sono altre domande? Certo. Roberta, abbiamo sentito poco. Dai partecipanti alla diretta, quindi noi li attendiamo e ci fa piacere interagire. Ti abbiamo sentito poco, Roberta. Come? Ti abbiamo sentita poco. No, ho lasciato parlare voi, ho lasciato parlare Giovanna, che è molto precisa, molto specifica su tutte le cose che ha detto, quindi l'ho ascoltata veramente con tanto piacere. E c'è una domanda online, dottoressa, una domanda: quale potrebbe essere la difficoltà maggiore nel definire un gold standard per il trattamento conservativo nello stadio 1? Beh, la difficoltà è paradossalmente quello che dicevamo, nel senso, appunto, non ci sono cosa? No, dicevo che comunque, diciamo, abbiamo sì dei trial clinici, però ecco, non abbiamo degli studi di livello 1 che ci danno delle linee guida sul trattamento, quindi noi, diciamo, abbiamo delle opzioni che poi però non sono, ecco, appunto, un gold standard definito. Ma poi senso. Diciamo che la decaterapia è inutile. Ma posso provare a dare io un'idea riguardo al trattamento conservativo in quanto fisioterapista? Diciamo che in linea generale quello che è stato introdotto e che è stato spiegato da Giovanna è molto chiaro. Aggiungerei, ovviamente, chi mi conosce da tempo sa la mia affezione per quanto riguarda tutto quello che ha a che fare con il neurocognitivo, la propriocezione, quindi un lavoro che ha a che fare non soltanto con il rinforzo, ma soprattutto con il controllo, quindi del movimento e con la possibilità di... Il professore Oliva ride perché mi conosce. Sa che ogni volta c'è sempre un qualcosa che... Cioè, gliela mette sempre questa cosa. Oh, è picciota? No, vabbè, io scherzo. Il problema è che quando c'hai una persona di 50, di 60 anni che non si vuole curare, spesso alcuni pazienti poi che hanno queste tendinopatie tibiale posteriore sono anche pazienti che non hanno tanto voglia, molto tentano di mettere supplantare ogni 2-3 mesi una di 65 anni con una tendinopatia tibiale posteriore e ragazzi, ma gente che non si è voluta operare, che sono famosissimi, diciamo, anche personaggi molto che riescono a farsi trattare ogni 3 mesi, figurati se tu gli vuoi andare a fare il coso cognitivo. Questa è gente che rifiuta il trattamento e è improbabile. Però c'è da dire solo di questo, è difficile che proporre, però poi no, prof, in realtà c'è da dire, un po' pragmatico, in tante situazioni c'è bisogno di essere pratici, però in tante situazioni, se non si lavora da un punto di vista neurocognitivo, i problemi tornano a ripresentarsi, quindi si può fare tutto il trattamento conservativo che si vuole, si può fare anche l'intervento e magari poi a lungo andare alcune cose possono tendere a ripresentarsi, e quindi quando invece si rieduca un muscolo, un compartimento muscolare, tutto il sistema in realtà a riorganizzarsi per modificare proprio l'approccio, ovviamente si ha più probabilità e più possibilità di riuscire ad avere un effetto positivo a lungo termine, perché poi alla fine sì, cioè, lo sappiamo, non è che si schioccano le dita, si accende la luce e tutto funziona, quindi no, purtroppo... Il problema, sai qual è, Roberta, che molti la tipologia del paziente con il piede piatto degenerativo è un paziente che spesso non si è curato bene per arrivare ad avere un piede di terzo, quarto grado, è un paziente che già è un po' trascurato. Quindi quando tu in un
una rigidità articolare è praticamente impossibile. Nelle prime fasi, se hai uno giovane collaborante che ha voglia di cose, sono d'accordo con te. Anche per esempio l'ortesi che Giovanna di cui ha parlato, anche l'ortesi temporanea che può per esempio mettere a riposo quel tendine per un 6 mesi, dargli il tempo di magari, perché la tempistica è lunga, diciamo, di un eventuale recovery di un tendine, soprattutto di uno che sta sotto tensione, perché il tibiale posteriore non là, come dice, che è dove poggiano il corpo, quindi comunque è un tendine che quando si rovina è praticamente molto molto difficile che ritorni indietro, quindi perché è sempre sottoposto a un carico enorme, a sollecitazioni molto importanti. Quindi lavorare sul foot core progression che lei ha citato nella prima fase e sugli esercizi un po' come, che ne so, per lombo sacrale o problemi di questo è giusto, però poi dopo nella pratica è veramente raro che poi lo faccia, quindi noi facciamo bene a parlarne, è giusto che voi, se siete giovani, lo sappiate, perché molti non sanno nemmeno di che cosa stiamo parlando. Parli di rinforzo intrinseco dei muscoli del piede, sfido chiunque a dirmi di che cosa sta parlando, perché non lo sa nessuno. Ma però dice bene, prof, la cosa importante è che piazzi un plantare su tutto il tempo. La cosa importante, visto che ci troviamo con tanti giovani, è far capire la necessità di lavorare in team, di creare un percorso che preveda non soltanto un lavoro appunto da un punto di vista di rinforzo, ma anche e soprattutto un lavoro globale che tenga conto ovviamente delle necessità del paziente, ma soprattutto di quelle che sono poi gli esiti a lungo termine prevenibili, ovviamente con la diagnosi precoce, ma ovviamente questo dipende dalla situazione che si presenta, Giovanna ce l'ha chiarito molto bene, anche voi due. E poi ovviamente da un punto di vista riabilitativo, visto che ci sono tanti fisioterapisti che ci seguono, è importante sapere per tutti che ci sono tante possibilità che bisogna mettere in campo, sempre tenendo conto dello specifico del paziente. Quindi, ma c'è tanto, tanto, tanto da fare. Vabbè, raga, bravi. Giovanna, un applauso a Giovanna che sta organizzando tutta questa cosa. Giovanna, ma i colleghi specializzanti stanno facendo il tifo per te stasera o no? Speriamo. Sicuramente ci staranno seguendo. Tutti i tuoi colleghi di Tor Vergata, siete 85, quanti siete specializzati? Sì, un'ottantina tipo. Non lo so, dopo sondo, dopo vediamo. Sono tutte le guardie stasera. Qualcuno l'abbiamo visto, qualcuno l'abbiamo visto tra i commenti. No, sembra di no. Io volevo, in conclusione, volevo ricordare... Ricordare due cose importanti. Uno, stimolare i giovani medici in formazione a mandare i loro lavori e a mandare i loro studi clinici, anche studi nuovi, innovativi, e di inviare i loro lavori sotto forma di poster al congresso ISMULT, perché tra questi poster verrà estratto un premio, giusto, professor Oliva? Verrà estratto un premio da 1000 euro per i giovani ricercatori. Estratto? Che stiamo a fare? La cosa del... No, però, e questo deve essere uno stimolo. Come? Pronto? Una lotteria. No, vera. Sì, no, che ci sarà un premio per la migliore presentazione da 1000 euro. È giusto. Comunque, e questo deve essere uno stimolo. Professore, voleva dire che ci sono i tuoi colleghi che ti stanno incoraggiando, proiettiamo le varie persone che ti stanno facendo complimenti, eccoli qua, Giovanna la numero uno, brava Giovanna, vabbè. Complimenti, tante grazie per la risposta. Bene. E poi un'altra cosa importante, appunto, scrivete...
segnate il vostro nome e cognome, insomma, presentatevi. Hai lanciato... Io non ho capito. Posso dire che a tutti si è fatta una certa, eh? Va bene, prof, abbiamo intuito la necessità. Ok, allora sì, ci salutiamo. Ci rivediamo il 16, se non sbaglio. Tra due settimane, sì. Tra due settimane, che la prossima... Ci rivedremo ogni due settimane circa. E man mano vedrete tutta la programmazione di volta in volta sulla pagina ISMOLT. Potete attivare le notifiche, così vi possono arrivare direttamente tutte le volte in cui programmiamo una diretta. E di volta in volta vedremo come un po'. Ogni tanto faremo una sintesi su tutto il posto, tutte le cose che non siamo usciti a sentire da parte del professor Oliva, che c'è la connessione ballerina. E il prossimo webinar, quale sarà il tema del prossimo webinar? Guarda, non mi ricordo se era sulle indicazioni sulle lesioni meniscali o sulla protesica di ginocchio. Sì, parlerà il gruppo del professor Pipino. Sì. Giusto, dell'Università San Raffaele di Bologna, giusto? Allora, aspettate che lo cerco adesso, mi hai colto impreparata. Allora, quindi forza Bologna, l'aspettiamo. Sì, sì, io allora, dovrebbe... in effetti. Beh, ragazzi, vabbè. Ok, sì, comunque non, adesso non mi trovo il calendario, comunque sicuramente sì, ho protesica di ginocchio e lesioni meniscali. Allora... Io ci ho segnato chirurgia protesica di ginocchio, ma in ogni caso vedremo successivamente poi la programmazione della diretta, vi dovrebbero arrivare anche delle email di volta in volta inviate dalla ISMUT con i vari aggiornamenti. E ci rivediamo qui sullo stesso canale, stessa ora, stesso giorno, tra un paio di settimane. Va bene. Ciao. Beh, ovviamente salutiamo anche da parte il professor Oliva, che non è riuscito in questo momento a connettersi con i suoi saluti, quindi sicuramente la sua intenzione era quella di salutare tutti voi e alla prossima. Alla buona prossima. Sì. Ciao. Arrivederci, ciao, complimenti. Ciao, ciao.